Siamo nella Galleria dell'Accademia di Firenze, un museo famoso in tutto il mondo per la scultura di Michelangelo, per il Davide e i prigioni, ma che conserva anche dei tesori importantissimi, in particolare la grande collezione di pittura che va dal 200 al 500. Queste tre sale documentano l'arte, in particolare l'arte fiorentina, toscana, che va dal 200 alla seconda metà del 300. E in particolare in questa sala, che è dedicata all'arte duecentesca, c'è il quadro più antico della galleria, questa Madonna col Bambino e due angeli, che rappresenta, come dire, un esempio dell'arte bizantina secondo la maniera più arcaizzante. A sinistra un altro esempio insigne dell'arte di questo tempo è quella di Pacino di Bonaguida, dipinta intorno alla fine del 200 e che rappresenta il Cristo sulla croce con nei medaglioni le storie della sua vita. La pittura di Giotto della sua scuola è autorevolmente rappresentata da una serie di opere conservate nella sala alla mia destra. Prima tra tutte l'affresco staccato di Giotto stesso, che proviene dalla Badia Fiorentina e raffigura un pastore e alcuni armenti. Si tratta di un ciclo decorativo purtroppo perduto, di cui rimane solo questo frammento. E l'altro importante artista della scuola di Giotto, di cui ci sono alcune opere esposte, è invece Bernardo Daddi con il crocifisso, esemplato sul modello di Giotto in Santa Maria Novella. La terza sala di questa parte è invece dedicata alla pittura di importanti artisti che proseguono in qualche modo la scuola, la maniera di Giotto, ovvero Giovanni da Milano con il Compianto di Cristo, un'opera molto toccante di questo artista padano, e Giottino, che fu pronipote di Giotto, con il Tabernacolo con la Madonna in trono che proviene dal Santo Spirito. La Galleria dell'Accademia di Firenze ospita una raccolta tra le più importanti di pittura del primo Rinascimento. Si tratta di una sezione che nel percorso della galleria è collocata normalmente nella Sala del Colosso, ma che in questo momento, in questa fase, non è aperta al pubblico perché per i lavori di manutenzione che appunto interessano quell'ambiente, e pertanto le opere sono provvisoriamente dislocate lungo il corridoio di queste cosiddette sale dedicate alle mostre temporanee. La raccolta comprende dipinti che rappresentano una sintesi della pittura del 400 fiorentino, pittori del calibro di Paolo Uccello e poi Sandro Botticelli, che in particolare in questa sala è rappresentato da due dipinti, uno giovanile, la Madonna col Bambino e gli Angeli, e la Madonna cosiddetta del Mare, per lo sfondo paesaggistico, che in realtà è un'attribuzione dubitativa appunto al grande maestro. Un grandissimo artista qui rappresentato è Filippino Lippi, nell'opera che conclude la sua carriera artistica, parlo della Deposizione di Cristo per la Santissima Annunziata, fu appunto dipinta in parte da lui e poi dopo la sua morte conclusa da Pietro Perugino nel 1507. Concludiamo il percorso attraverso le raccolte di pittura della Galleria dell'Accademia in questo ambiente così importante, denominato la Tribuna del David, proprio per la scultura di Michelangelo, caratterizzato anche dalla presenza di una serie di dipinti del Cinquecento maturo che sono dislocati nei due bracci laterali a destra e a sinistra appunto del David. Nel braccio destro della tribuna sono esposti alcuni dipinti che si rifanno alla maniera e allo stile di Michelangelo. Un esempio è rappresentato dalla Immacolata Concezione di Carlo Portelli,
mentre sulla destra lo stile che echeggia quello di Michelangelo è rappresentato dalla fortezza di Maso da Sanfriano. Lungo il braccio posto alla sinistra del David sono invece esposti una serie di dipinti che si ricollegano al Concilio di Trento, e qui si vede come gli artisti abbiano adeguato il proprio linguaggio ai principi emersi dalla Controriforma. Un linguaggio che doveva essere più immediato, più accattivante per i fedeli, con composizioni più semplici e dal carattere narrativo. Thank you.